Cari amici di Milano 1, come vedete, siamo in studio con il nostro amico Francesco Cosimato, generale di brigata in congedo, nonché presidente del Centro Studi Sinergie. Ciao Francesco, come stai? Diciamo Tutto bene, ciao Paolo, buongiorno a tutti. che è una puntata un po' speciale perché quello che sta succedendo, ci siamo sentiti, mi hai detto, ho qualche domanda, e qualche risposta da dare ai nostri amici e ovviamente molto volentieri. Senti, Ma io stavo preparando qualcosa sulla instabilità in Centrafrica, vabbè, ne parleremo più avanti perché ovviamente bisogna inscrivere gli eventi di questi giorni nel loro contesto, o almeno bisogna provare a capire che cosa sta succedendo. certo, quindi questo assedio su Gaza, la questione palestinese, questo attacco, ma che tipo di guerra è questa? Allora, questo è un conflitto asimmetrico. Perché da una parte noi abbiamo una, chiamiamola forza militare, quella di Hamas, che agisce con mezzi limitati, rudimentali, ma in maniera spregiudicata e proattiva. Dall'altra abbiamo delle forze armate regolari di uno Stato riconosciuto, lo Stato di Israele. Quindi già questo è importante per capire che non siamo di fronte a delle operazioni militari come in Ucraina, in cui i militari stanno nelle trincee da un anno e mezzo, quasi due, ma stiamo in un'area desertica in cui ognuno dei due contendenti può manovrare, agire come ritiene. Ovviamente l'attacco dei giorni scorsi ha fatto sì che la striscia di Gaza sia stata, come si dice in gergo, cinturata, cioè chiusa. Il ministro della difesa israeliano ha detto che i palestinesi non avranno alcun tipo di mezzo per vivere, perché credo sia già stata sospesa l'erogazione della corrente elettrica, dell'acqua, di lavorare non se ne parla, quindi l'assedio è già cominciato. Certo. Senti, però fammi capire un attimino se riesci a dirmi, i palestinesi vuol dire Hamas uguale palestinesi o ci sono anche altre realtà all'interno? Allora, la realtà palestinese, quella che formalmente è all'interno dell'Autorità Nazionale per la Palestina, in realtà ha due gruppi maggiori che sono al-Fatah e Hamas. Al-Fatah è l'erede del partito di Yasser Arafat e in Cisgiordania è largamente maggioritario. Hamas è il partito, diciamo così, più fondamentalista, meno dialogante, più dedito al terrorismo, che domina nella striscia di Gaza ed ha dei legami non ufficiali con il Qatar e con l'Iran. In passato ci sono stati anche conflitti interni alle realtà palestinesi, quindi proprio nella striscia di Gaza ci sono stati combattimenti, mi pare nel 2007, tra Al-Fatah e Hamas, a seguito dei quali Hamas è risultato il movimento, chiamiamolo movimento, poi lì quello
questi termini da quelle parti hanno un significato diverso. Da allora, in pratica, Al-Fatah è stato espulso dalla striscia di Gaza e Hamas non ha ugualmente capacità di intervento in Cisgiordania. Tanto è vero che nei mesi scorsi erano in corso dei negoziati per ridefinire il concetto di Stato palestinese, sia con l'Egitto, sia con Israele, sia con l'autorità nazionale palestinese, pare anche con l'Arabia Saudita, che è ovviamente un paese chiave. L'autorità nazionale palestinese non governa su Gaza, e ovviamente Gaza è un mondo a parte rispetto alla Cisgiordania. Senti Francesco, ma è una zona che comunque è scoppiata questa diciamo guerra tra virgolette, però poteva anche succedere qualche mese fa, qualche anno fa, cioè è una zona calda questa. Allora, questa operazione, chiamiamola così, atteso che Hamas non è un partito, non è un esercito, ma è qualcosa che sta lì in mezzo, cioè è comunque un organismo che ha una dimensione politica e che ha una dimensione militare. Dal punto di vista, tra virgolette, operativo, Hamas è sempre stato dedito al terrorismo. Hamas, per esempio, leggevo i rapporti di Human Rights Watch, che è un organismo che valuta i crimini di guerra, i diritti umani, è stato condannato tante volte per l'uso che fa, soprattutto dei suoi razzi. Quindi quell'area vede oggi un nuovo capitolo. Che cosa è cambiato? È cambiato che questa operazione è stata molto più su vasta scala, ha avuto molto successo. Ci sono delle cartine che si trovano in rete che parlano di un ingresso di forze di Hamas per decine e decine di chilometri nel deserto. Nel deserto oltre la striscia di Gaza. Quindi il problema è che la guerra dura da tantissimo tempo, con delle fasi alterne, ma in questo caso l'operazione, diciamo non convenzionale o parzialmente convenzionale di Hamas ha avuto un tale successo da legittimare una reazione di Israele, probabilmente di livello più elevato, anche perché tutte le cancellerie occidentali hanno dovuto dire, Israele ha il diritto di difendersi. Poi vedremo se manterranno questa posizione, ma in questi giorni, nell'ambito di una guerra che dura dal 47, credo, con fasi alterne, c'è stato un attacco non convenzionale ma massiccio che ha causato molti morti, molti ostaggi, non si capisce quanti siano, e quindi questo legittima o comunque rende comprensibile un intervento convenzionale importante di Israele. In questi giorni noi sentiamo importanti personaggi israeliani dire dobbiamo farla finita con Hamas, quindi non c'è niente di buono da aspettarsi. No, certo, sicuramente, però capire anche, ma ci sono dei punti di forza da parte di Hamas e anche dagli israeliani, cioè l'esercito israeliano, ci sono
Allora, come sempre nei conflitti asimmetrici, la parte tra virgolette debole è quella che ha il vantaggio della sorpresa ed è quella che agisce in maniera spregiudicata. Hamas ha una storia di terrorismo che non è discutibile, insomma. E questo è il punto di forza della parte che non ha forze armate convenzionali. Mentre invece Israele ha delle forze armate convenzionali organizzate in maniera tipica delle forze armate occidentali e può applicare uno sforzo operativo forte, costante, ma che ovviamente non ha la stessa rapidità e non ha la stessa efficacia di incursioni, atti terroristici, colpi di mano, perché quello che abbiamo visto nei giorni scorsi è stato una operazione che sta a metà fra le attività convenzionali da una parte e le attività non convenzionali, la guerriglia, chiamiamola così genericamente. La guerriglia di Hamas ha raggiunto in questo caso un successo e un livello di applicazione della forza che ha ricompattato il mondo israeliano. Si parla di un governo di unità nazionale in Israele che ha dato il via a un'operazione militare, ma che ancora per la parte di terra, che è la parte più difficile, viene gestita con molta prudenza. È probabile che si immagini di combinare un'azione operativa sul terreno forte da parte degli israeliani e il lasciar passare del tempo per fare in modo che, che si sentano gli effetti dell'assedio. È chiaro che la cosa che impressiona è che pare che ci siano più di 100 ostaggi e che molti israeliani dicano che è più importante distruggere Hamas e farla finita perché è una minaccia per lo Stato di Israele piuttosto che operare per salvare gli ostaggi. Cioè in questo momento l'impressione dei risultati di questa operazione di Hamas è tale che il governo israeliano è legittimato a fare qualsiasi cosa. Senti, sul giornale di oggi c'è una frase detta da Patrick Zaki, proprio in prima pagina. Zaki sul titolo è: Zaki sputa sull'Occidente, una frase shock contro Israele, Netanyahu è un serial killer. Come la giudichi? Ma è un'affermazione ideologica, quindi noi in Italia abbiamo tanti ideologi che dicono queste cose. Evidentemente Zaki ha preso la nostra cultura. Forse però non gli conviene tornare in Egitto. Che non gli convenga tornare in Egitto mi sembra evidente, anche perché, vabbè, io non sono stato in Egitto, sono stato in Somalia, ma è chiaro che una società che continua ad avere una base tribale, clanica, insomma, non sta certo a guardare per il sottile. Finché sta in Italia forse sta al sicuro. Certo è che una
un atteggiamento del genere da parte di una persona che si fa campione dei diritti è sgradevole. Certo. Poi non entro in un dibattito ideologico, il dibattito ideologico è sempre inutile, sempre sbagliato. Quindi ci sono gli ideologi filo-israeliani che dicono che Israele deve sdraiare tutti e ci sono gli ideologi filo-arabi, palestinesi, poi lì bisogna distinguere tra sciiti, sunniti, arabi e non arabi. L'ambiente è complicato, però la enunciazione di posizioni ideologiche è la causa di ogni guerra. Tutti i pacifisti o presunti tali che fanno affermazioni ideologiche sono complici delle guerre in Ucraina, in Medio Oriente, in Africa, nell'Indo-Pacifico e così via. Le guerre le fanno gli ideologi perché chi è ideologizzato ovviamente ha un parametro rispetto al quale può dire che l'altro è sbagliato, gli può sparare, gli può tagliare la testa e così via. Certo. Senti Francesco, ma c'è qualche legame tra questa guerra e la guerra attuale in Ucraina? Sì, purtroppo, perché noi abbiamo da una parte i paesi cosiddetti occidentali, dall'altra stanno emergendo dei paesi. Abbiamo parlato dei BRICS BRICS. nell'ultima puntata. Guarda caso, l'Iran che sta dietro, Hamas ha dei legami con la Russia e evidentemente, si può immaginare che abbia fatto questa operazione per mettere in difficoltà i paesi occidentali. E quindi la guerra in Europa non può fare altro che riverberarsi, causare instabilità ovunque nel mondo, non solo in Medio Oriente, ma anche in Centrafrica, anche nell'Indo-Pacifico. Per cui il fatto che la guerra in Ucraina continui ha causato questa instabilità. Probabilmente c'è stata anche disattenzione, non saprei cosa, io sono piuttosto perplesso in quel che vedo in questi giorni da parte di Israele. Gli israeliani ci avevano abituato ad essere molto più operativi, molto più proattivi, però evidentemente tutti guardavano all'Ucraina e non ci si è accorti di quello che stava succedendo qui. Certo. Cioè, che stava succedendo in Medio Oriente, dico qui perché è vicino casa nostra. Sì. La questione è comunque che sia da una parte o dall'altra che sarà è una strage, È perché sicuramente una morti. strage, perché se noi immaginiamo che in questo momento abbiamo centinaia di migliaia di persone chiuse in una striscia di terreno larga 20 km forse, più o meno, in alcuni posti di più, in alcuni meno, e senza servizi essenziali che verranno bombardati per chissà per quanto tempo. E poi in questo momento il Consiglio di sicurezza dell'ONU non può più fare nulla perché ovviamente la Russia tutelerà sempre i paesi BRICS attuali e futuri e quindi tutelerà l'Iran e non sarà possibile che vi sia una risoluzione, ammesso che le risoluzioni dell'ONU servano a qualcosa, che possa imporre una tregua. E questa volta credo che gli israeliani saranno molto più duri perché tante volte loro si sono ritirati unilateralmente dalla striscia di Gaza. Io non voglio assolvere l'uno o l'altro, ma ritengo che l'atteggiamento israeliano in questo caso sarà particolarmente duro e ritengo che
l'ONU non possa giocare un ruolo significativo. Anche perché tu mi hai già detto una volta una frase legata alla guerra dicendo che in guerra non c'è un vincitore e un vinto, giusto? In guerra non c'è un vincitore o un vinto, non c'è un colpevole o un innocente, quindi in guerra perdono tutti e sono tutti colpevoli a diverso modo. E quindi questo sarà purtroppo il copione anche di questa fase acuta della guerra infinita fra arabi e israeliani, con attori non arabi, perché l'Iran è un paese musulmano sciita, ma non è un paese arabo, oltretutto. Per cui la situazione si sta complicando in maniera incredibile. È possibile che vi siano altri attori che vogliano intervenire. Il più ovvio è Hezbollah, la milizia che sta nel sud del Libano e che da tempo immemorabile lancia missili, razzi, attacchi. Qualcosa di particolare, bisogna dirlo, sui razzi. Hamas dispone, grosso modo, di due tipi di razzi. Alcuni sono del tipo utilizzato nei lanciarazzi ex sovietici BM-21, che vediamo ancora utilizzati in Ucraina. Altri sono i cosiddetti razzi Qassam, che sono dei tubi di ferro pieni di esplosivo che vengono lanciati in maniera abbastanza artigianale, rudimentale. In questo caso si parla di 5.000 missili. È chiaro che se è materiale ex sovietico è molto probabile che venga dall'Iran. Se è materiale artigianale fatto in loco, come pure è probabile, vuol dire che comunque qualcuno ha dato delle risorse ad Hamas per fare queste cose, perché il metallo costa, l'esplosivo costa, non si tratta di bazzecole. Oltretutto, anche se gli israeliani hanno l'ottimo sistema basato sui missili antiaerei Patriot, nel cosiddetto sistema Iron Dome, la cupola di ferro, è chiaro che se vengono lanciati 5.000 razzi, non ci sarà un missile antiaereo per ogni razzo, quindi una buona parte di questi razzi è riuscita ad andare a segno. Poi vengono sparati a casaccio, quindi quello che prendono lo prendono per caso. Ecco, questo è un fatto tecnico di una certa importanza. Certo. Senti, per diciamo concludere, ma non concludere perché poi andremo avanti, seguiremo anche in futuro, ma in questo conflitto i profili dei crimini di guerra che si andranno a creare, quali sono? Sono diversi perché noi abbiamo da una parte il fatto che Hamas è costituita da persone che non possono essere qualificate come combattenti legittimi. Il combattente legittimo è un soldato che giura fedeltà ad un'autorità costituita. Io ho giurato fedeltà alla Repubblica Italiana e avrei risposto, ove fossi stato accusato di eventuali crimini alla giurisdizione militare o al Tribunale Penale Internazionale che l'Italia riconosce, eccetera. Quindi il primo profilo di
illiceità, irregolarità è il fatto che Hamas non è costituita da soldati secondo la nozione prevista dalle convenzioni di Ginevra. La seconda conseguenza è che gli atti che queste persone hanno perpetrato, abbiamo visto delle foto e dei filmati terribili, decapitare un soldato israeliano è una cosa senza senso. Se lo hai ucciso, lascialo lì dov'è. Oppure il rapimento di civili, che è un ulteriore passo grave contro le convenzioni di Ginevra che proteggono i non combattenti. Quindi le convenzioni internazionali definiscono i combattenti e i non combattenti, che devono essere e rimanere distinti, ma che in quel caso sono diventati parte dell'operazione. È chiaro che tutto questo, che è sotto gli occhi di tutti, configura un incredibile numero di atti qualificabili come crimini di guerra, mentre in Ucraina ci vorranno delle commissioni indipendenti per studiare quello che è successo. Qui è abbastanza facile stabilire che si sono violate le norme della Convenzione di Ginevra. Certo. Senti, qualcuno dice prima o poi sarebbe successo, perché è troppo una zona calda quella. Secondo te è giusto pensarla così? Ma sì, può anche essere vero, però noi assistiamo in questo momento al moltiplicarsi di eventi di conflitto. Quindi da quando è scoppiata la guerra in Ucraina ci sono stati problemi di ogni tipo nei paesi del Caucaso, l'Artsakh, il Nagorno-Karabakh, di cui si è parlato nelle settimane scorse, il colpo di Stato in Niger, quindi la tensione in Centrafrica, i problemi storici atavici fra le due Coree, i rapporti tra Cina e Giappone, i rapporti soprattutto tra Cina e Stati Uniti su Taiwan. Cioè il numero e il tipo di tensioni sono tali e mutualmente influenti che evidentemente se Hamas ha ritenuto di agire ora, lo ha fatto perché o voleva ridurre la portata di accordi sul Medio Oriente o voleva comunque contribuire alla lotta che svolge l'Iran, per esempio. Quindi sì, poteva succedere, ma certo che purtroppo è successo presto e purtroppo anche bene. Certo. Allora Francesco, io ti ringrazio per questo appuntamento di oggi. Iniziamo a seguire anche questa, purtroppo, perché seguire la guerra non è mai bello. Non è che... Assolutamente. Ecco. Però appunto ti ringrazio, ringrazio tutti voi che ci seguite sempre con tanto affetto. Quindi Francesco Cosimato, generale di brigata in congedo e presidente del Centro Studi Sinergie. Se poi volete mandare dei messaggi, vi ricordo il numero nostro WhatsApp per scrivere: 342 397 2391, lo vedete in sovraimpressione. Però per gli amici che ci seguono dalla web radio è giusto ricordarlo. Grazie ancora a tutti quanti, grazie Francesco, ci vediamo alla prossima. Arrivederci.